Ciao bimbi belli. Allora, questo è un video nuovo, una serie nuova. Lo faccio un po' come se fosse un vlog, nel senso che poco montato, molto facile, ma appunto ve ne posso, essendo come un vlog, ve ne posso portare magari una settimana, nel quale parliamo di un gruppo semplicemente, ma senza nessuna velleità di insegnare niente a nessuno, ma solo per parlarne, per farlo conoscere. Allora, oggi parliamo dei Procolarum, che sicuramente non l'avete capito dalla thumbnail perché avrò messo, credo, Mark Knopfler. Ma così, giusto perché Mark Knopfler è un po' l'equivalente delle donne nude nelle thumbnail di Breaking Italy. Allora, chi sono i Procol? I Procol sono un gruppo inglese nato nel 67 da un precedente gruppo che si chiamava Paramounts. E voi direte, che minchia sono i Paramounts? Effettivamente nessuno si ricorda dei Paramounts perché sostanzialmente non hanno fatto successo. Erano un gruppo rhythm and blues, di quelli che ce n'erano tantissimi negli anni 60 in Inghilterra. E facevano l'unica canzone che vi metto anche in descrizione, perché è un po' comunque è divertente sapere cosa facevano i gruppi prima di diventare famosi. Si chiama Poison Ivy, che è una cover, come accadeva a Ridaie, sempre in quegli anni in Inghilterra. E però proprio questo è un classico soul. Invece arriviamo al successo dei Procolarum. Nel 67 incidono A Whiter Shade of Pale, che praticamente è l'aria sulla quarta corda di Bach, cioè sostanzialmente è quella, però è fatta bene, devo dire. È fatta con l'organo Hammond, anche sull'organo Hammond abbiamo fatto un video, andate a vederlo, me lo metto qua sotto. Che caratteristica ha questa canzone? Allora, che è sinfonica, sostanzialmente, come tutte le composizioni dei Procol poi successive. È bella, effettivamente è una bella canzone, insieme ad Homburg, che è un'altra delle canzoni più famose dei Procolarum. È stata anche fatta in italiano. Allora, Whiter Shade of Pale è diventata Senza Luce dei Dick Dick con testo di Mogol. Il testo non c'entra assolutamente niente con il testo originale, ma anche quella italiana è interessante. È interessante vedere come è più cattiva. Cioè, secondo me è più cattiva. Perché l'Hammond è più distorto, la voce è più cattiva, meno melodica, è più prog rock, diciamo. Comunque. L'altra invece è dei Camaleonti, si chiama L'ora dell'amore. Il testo non è di Mogol, ma non c'entra niente, sostanzialmente. È interessante sapere che queste due canzoni non vengono inserite nell'album che si chiama Procolarum, che è il loro primo album. Così, è una cosa sostanzialmente stupida. No? Perché non avrebbero dovuto? Vabbè. Invece nella versione americana è stata aggiunta evidentemente Whiter Shade of Pale, che mi sembra anche abbastanza ovvio. Un'altra invece la canzone più famosa contenuta in quest'album è Conquistador. E vi metto anche questa sotto, ascoltatela che è bella. Poi incidono un altro album, questa volta nel 68, lo incidono ed è Brightly, Shine on Brightly. Questo qui diventa davvero tanto tanto sinfonico, un po' al modo degli Yes, non c'entrano niente con gli Yes, lo so, ma è per dire, simile, quello genere lì. Non sono propriamente prog i Procolarum, però ci si avvicinano, insomma. Il genere è abbastanza simile. E poi nel 69 esce l'album con la copertina più bella dell'universo, che è Assalti Doc. No, la copertina è davvero bella. E di questo vi metto una canzone sempre in descrizione, se mi ricordo. Poi fanno tanti altri dischi, tanti tanti, nel 71, 72, 73, 74. L'ultimo è del 2003. Non l'ho ascoltato, sinceramente. Su Classic Rock Lifestyle di questo mese c'è l'intervista a Gary Brooker, che è l'unico che è rimasto parte dei Procol moderni, che annuncia che l'anno prossimo faranno per il 50° anno di vita un nuovo album. Che probabilmente non ascolterò neanch'io, però vabbè. E comunque loro suonano l'8 e il 9 luglio a Piazzola sul Brenta al Festival Close to the Moon. Quindi se qualcuno vuole andarle a sentire, anzi se qualcuno va a sentirlo e me lo dice, scrivetemelo qua sotto. Noi ci sentiamo, boh, forse settimana prossima se c'ho voglia, se avete voglia anche voi, quattro persone che mi seguite, di continuare a vedere questo video. E fatemi sapere se vi interessa, se vi fa tanto schifo non lo faccio più, cioè non è un problema, basta saperlo. Ciao ciao!